Extra Campus, la nuova webserie di Io mi chiamo Italia. Alcuni studenti della Cattolica e le loro sfide nel sociale. A che punto è l'organizzazione della visita di una classe elementare di Cavriago al Teatro La Scala? E come è messa la sfida di far esibire gli artisti di strada di Milano in un teatro? Ma iniziamo da Federico. 4 esami da dare tra gennaio e febbraio. A questo si aggiunge la sfida di Extra Campus. Una bella sfida anche questa. Ma passiamo ai fatti. Pronto, Teatro La Scala? Sì, buonasera, sono Federico Frangioni. Chiamo per chiedere un'informazione. Pronto? Pronto, sì, buonasera. Buonasera, sono Magno, mi dica. Sì, sono Federico Frangioni. Ok, fin qui è chiaro. Sei Federico Frangioni. Nel frattempo Pietro è davanti ad un muro. Questo è proprio mettersi davanti alla propria preparazione e capire quanto sei o non sei preparato. Ma andiamo a Cavriago. Un appuntamento con la maestra Maura per presentarle la mia sfida e il progetto di Extra Campus. Speriamo che vada tutto bene. Maestra Maura? Federico! Maestra. Ciao bello, e per i bambini la possibilità di andare a vedere un teatro che ha una storia come quello della Scala, cioè è un'esperienza che non capita tutti i giorni. Treno, pullman, cosa ne allora, vale più la pena? Con bambini così piccoli sarebbe meglio il pullman. Il pullman. Dopo tante telefonate e tanta fatica sto per incontrare Maurizio Rotalis dell'Associazione Artisti di Strada di Milano qui in Stazione Centrale. La sede è lì. Entriamo. Cercavo Maurizio. Sì, sono io. Ciao Maurizio, ciao, piacere. Ciao, ciao. Che cos'è un artista di strada? Giovanni Messina, Magic Clown. Ciao. Abbiamo Simon Mono, eccolo qua. Ma questi che sono pentolini da latte? 1, 2, 3, 4. Riprova? Ok, adesso le spiego. La scuola elementare del Comune di Cavriago. Cavriago, Reggio Emilia. Una telefonata un po' così. Lui mi ha detto guarda sul sito, che non è il mio ufficio, tu guardi sul sito e arrangiati. È stata quella lì la sua sintesi. E invece con la maestra Maura com'è andata? Beh, è andata molto bene. La maestra è rimasta molto soddisfatta. Pietro, e adesso? Ora comincia il lavoro, quello dove si suda, quello dove il posto, il giorno, le persone, chi ci sarà, chi non ci sarà. Ciao Andrea, come stai? Bene, bene. Tu? Tutto bene, tutto bene. Ottimo. Ho capito come devo fare. Bravo Pietro! Questo fai per 4 volte e poi... Ah. Favoloso! Federico, con chi stai avendo problemi? La tipa della Scala. Ah sì, eh? Non si direbbe proprio, eh? Pronto, Teatro La Scala?